esattamente. Che navigano sotto costo. La nostra paura di solito, soprattutto il sabato e la domenica, che c'è un pericolo di queste, che tipo la domenica con i motorini per strada, stavo dicendo la stessa cosa, è vero. Per mare è peggio perché non c'è manco una corsia, un semaforo, non ci sta, ci sono ancora meno controlli. Però devo dire la verità, in generale da 2 anni a questa parte, forse qualcosa in più, forse anche per gli eventi sfortunati, perché sono morte alcune persone proprio a Posillipo Sub perché passavano, ci sono più controlli sia da parte della capitaneria per quello che riguarda le barche che magari vengono senza rispettare nessuna norma di sicurezza, e anche nella gestione del mare da parte dei lidi, cioè anche dalla polizia ambientale sono più controlli. E l'acqua, devo dire la verità, a Posillipo, comunque nella zona di costa che noi viviamo di più, è migliorata proprio la qualità dell'acqua. È vero. Mentre 4 anni fa spesso vedevi l'acqua che era torbida, c'era mucillagine, sporcizia, non sapevo da dove arriva. Invece in questi ultimi anni è migliorata tantissimo la situazione. Spero che sia la guardia alta su questi temi. Sfruttare questo spazio televisivo per fare un appello, comunque adesso che siamo all'inizio della stagione, che tutte le persone incominciano a venire a mare, soprattutto magari i ragazzi delle scuole che finiscono. Quando vi mangiate il panino, le patatine, quello che sia, quando dopo le carte. Quando fumate la sigaretta, esatto, la buttate in acqua. Mettete la sigaretta del panino e fate un umore. Non deve restare niente. No, basta portarsi dietro una bustina, non farla volare via, quindi attaccarla, insomma, dove sta. Si tratta di tante piccole cose, perché purtroppo poi siamo in tanti che una carta io, una carta tu, una carta del mare si fa una schifezza. Ma è assolutamente. Se uno nel proprio piccolo riuscisse a non sporcare quello che è... Ci si può fare anche una vacanza a Napoli, nel senso che se si ha l'atteggiamento giusto e veramente siamo bravi a tenerci il nostro mare, e quest'anno non possiamo partire, quest'anno non si può partire perché c'è un po' di crisi. Oh, è bello godersi le proprie, insomma, per dire, ma viviamo la nostra Napoli, che fate? Andate in Calabria, stava salendo nel Giocalabria, passate 3 giorni poi tornate a Napoli, stare qua con Giovanni, con Alessandro. Presidente, io so che lei è anche un tipo romantico, ma è così diversa la nostra città vista dal mare piuttosto che vista da terra? Assolutamente, è un'altra città, cioè la nostra passione per il kayak nasce proprio da questo, da scappare dalla città. Magari è passato la giornata al centro tra il traffico, ZTL, tutti i problemi che non sto qui a ripetere della nostra città, prendendo una canoa in uno spazio cittadino, perché comunque Posillipo è città, in 2 minuti stai al largo e ti dimentichi di tutti quelli che sono i problemi di Napoli, soprattutto nei mesi estivi, quando già è d'estate, come dicevo, ci sono tante barche, bisogna trovare degli orari un po' più insoliti, però è veramente un modo per scappare dalla realtà caotica della città, sia per i napoletani, sia per i turisti e soprattutto anche per noi, perché ho detto, anche noi senza il cliente comunque continuiamo a uscire e continuiamo a vivere il nostro mare. Allora, innanzitutto lui ama talmente il kayak che se l'è tatuato, non so se abbiamo la possibilità di inquadrare. Poi voglio strappare una promessa a Lucio Pierri. Tu devi sapere che il primo bagno dell'estate io lo faccio di notte da Giuseppone a mare, con tanto di tuffo a Cufaniello, finché non mi prendono e mi portano. Sì, attenta agli scogli di notte. Attenta agli scogli. Lo fai con me? Così come Walter De Maggio, il sindaco, l'anno scorso ha fatto il primo bagno dell'estate, noi, Federica Riccio convoca la stampa per noi e noi facciamo il primo bagno di notte da Giuseppone. Devo dire che comunque l'acqua di Napoli è come l'acqua di Lourdes, è miracolosa. Walter De Maggio si è tuffata, è uscita così. Era un ciccio bomba prima Walter De Maggio. Detto questo, Federica Riccio. Prima di salutare i nostri ospiti, Giovanni Bruno, la novità di quest'anno, il percorso che comprende anche Lucrino. Sì, quest'anno facciamo escursioni anche sul litorale fregreo e quindi facciamo le escursioni sul partenza da Lucrino, partiamo, ci appoggiamo all'Idolo Scoglio, dove sono anche dei piscine termali e un bagno turco, e quindi facciamo questo tipo di escursione. Arriviamo fino al Mare Morto di Miseno, passando per il Castello di Baia e per il lungomare di Bacoli, e poi al ritorno ci sta un grande relax dentro queste vasche termali. Beh, ricordiamo anche il sito internet, kayaknapoli.com, il profilo Facebook sempre Kayak Napoli, dove potete vedere tutte quante le foto aggiornate delle nostre escursioni. Altrimenti dove vi beccano? Possono venire direttamente. Sempre meglio contattarci prima, anche perché soprattutto il fine settimana ci sono tante richieste, quindi se uno si riesce a organizzare un po' prima è meglio per loro ed è meglio anche per noi. Ma c'è la possibilità anche di portare il proprio kayak? Assolutamente, quindi voi accettate anche assolutamente ci fa piacere, soprattutto quando facciamo quelle escursioni serali che sono dei raduni di canoe, più gente siamo più ci divertiamo, assolutamente. No, ma sono aperti a tutti. Assolutamente, no, noi comunque abbiamo veramente sempre, penso, lo spirito di
che sia una cosa fatta per la città comunque, cioè poi ci divertiamo, ma se qualcuno vuole lì con la sua canoa, se siamo veramente aperti. Una tavola da surf, una tavola di legno e mettersi sopra il mare, ben Napoli, comunque il mare di Napoli è una cosa che facciamo con piacere. Quanto costa un kayak? Faccio un'idea. Usato partiamo dai 150 euro, un kayak da battaglia, fino a poter arrivare ai 4-5 mila euro. 4-5 mila euro? Però se vi dico il periodo, una notte che bracciolo, comunque vale la risposta. 50 euro di spazio. Cioè, faccia lei gli onori di casa per salutare i nostri ospiti. Allora, salutiamo i nostri ospiti dell'associazione Kayak Napoli, Giovanni Bruno, presidente, vicepresidente Alessandro San Giovanni, ma ci sei mai arrivato al Teatro Posillipo col kayak? Anche peggio. Teatro Posillipo, complimenti davvero, complimenti. E grazie per essere stati con noi, Federica Riccio. Adesso c'è la pubblicità, subito dopo che cosa succede? Restate con noi, c'è la grande attrice Adele Pandolfi, che è il Festival Cinematografico a Corte di Donne.